Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog, anteprima della seconda stagione di Tante Avventure. Allora, ovviamente lo ribadirò nuovamente durante la prima puntata, perché questo qui è l'anteprima della prima puntata, così durerà bella. Maria non c'è più, per cui piccolo spoiler, saremo solo io, Mario e Gabriella. Sono esattamente le ore. Non si vede un cavolo, comunque sono sì, le 4 meno... un quarto qualcosa, per cui tra poco scenderò in garage, dopo la mia bla 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 ci sarà la nuova canzone, per cui nuova sigla, stessi più o meno personaggi, ma avremo tantissimi ospiti sicuramente. Non so sinceramente la durata delle puntate, sicuramente oggi gireremo dal massimo 3 puntate 4 e vedremo un pochino come andranno via via quando le metterò sul canale. Se queste fanno successo o meno, bene, continuo. Se no, nada. Capisco il fatto delle visualizzazioni, ma capisco anche il fattore che non ha senso che io me le guardo e io me le vedo. Cioè, ha senso che, ma fino a un certo punto. È il bello di YouTube, è il fatto che altre persone, al di fuori della mia persona, possono vedere i video. Però, se sotto questa prima puntata del video commenterete con all'incirca una 30 di commenti e con tante persone differenti, e allora mi darei il via di mettere la seconda, la terza e anche la quarta puntata. Quindi ragazzuoli, vi spoilerò il fatto di Maria perché non c'è, ma ve lo dirò durante la prima puntata insieme agli altri ragazzi. Per cui ragazzi, divertitevi con questa nuova stagione di fine anno del 2017, ovviamente sempre lasciate like, di commentare e condividere. E noi ce la stiamo mettendo davvero tutta, in garage ci sarà appunto la nuova location, nuove cose, nuovi dibattiti, nuove situazioni, nuove challenge, ovviamente nuova attrezzatura, perché è la prima volta che userò il microfono per Tante Avventure. Per cui ragazzi, cosa volete di più dalla vita, insomma, un lucano, e ci vediamo dopo. Tutti ragazzi, ciao, benvenuti a tutti in questa nuova bellezze e puntata, la prima puntata ufficiale della seconda stagione di Tante Avventure. Abbiamo cambiato sigla, abbiamo cambiato più o meno location e ovviamente, come vedete, manca in me un nostro membro. La Maria manca. La Maria che avevo accennato nell'anteprima troppo, che ho fatto a casa. Sì. Dopo Maria è stata chiamata fuori per lavoro e quindi insomma ormai... Maria è andata verso su. Nel senso verso il nord. È andata a Riccione. Come si mi pento. Ciao Maria. Ciao Maria. E quindi Maria non c'è più perché l'hanno chiamata per fare la prof. Quindi la signorina professoressa Maria. A Riccione. E quindi purtroppo non c'è più, quindi sì, siamo noi, quindi accontentatevi comunque sia di noi. Oggi il tema fondamentale, visto che siamo quasi Halloween per i morti, appunto esistono i lupi, streghe, vampiri, fantasmi, queste robe qua. Abbiamo fatto una puntata comunque già sul paranormale nella vecchia stagione comunque. Vero, mi ricordo, ci riusciamo. Pari normale, ma non è. Esattamente, per cui voi non vedete, ma sopra c'è, per prendere il, per non fare brutti gesti, c'è un microfono messo per così, che è un microfono penzolante, sì, praticamente così registra le nostre voci e così tutto più in HD. Ecco, una colomba è appena scappata, abbiamo fatto scappare. Allora, secondo il mio modesto parere, già lo sapete, per quanto riguarda i fantasmi e gli angeli, sarebbe così, io ci credo, per cui secondo me comunque esistono, perché appunto ho avuto testimonianze varie. Per quanto riguarda i vampiri, in realtà sui vampiri c'è una leggenda, non so se tu sai Gabriella, che appunto nell'epoca, nell'Ottocento, chiamavano vampiri tutte quelle persone che avevano la carnagione bianca e in realtà avevano una malattia della luce. Quindi in realtà loro erano quel tipo di persone, sì, tipo theaters e film. So che ci sono i real vampires. Ecco, praticamente una volta chiamavano figli del demonio, una cosa del genere, queste persone chiamavano questa malattia alla luce, cioè non potevano esporsi alla luce, per cui avevano la carnagione bianca e i denti aguzzi. C'è questa leggenda, diciamo, ovviamente, nelle parti della Scozia. Però vampiri, ecco, che succhiano nel sangue, che si trasformano in pipistrelli, almeno, secondo me, no, non so voi. Sono le zanzare, sì, è vero. Sono piccoli vampiri in miniatura che rompono i cabbasisi, così si dice la osta, cabbasisi. È vero. La notte io mi tengo i capelli uccidendo qualcuno. Infatti ho un occhio gonfio, non ci fate caso, perché veramente mi ha morso una zanzara 2 notti fa e sono piena di morsi praticamente. Io anche ogni tanto, muzzucchi tanto.
E quindi vampiri voi? Allora, io da premettere sempre che finché non vedo con i miei occhi non ci credo. Io so come Santo Tommaso, se non vedo non credo. Mi pare giusto. Però come dici che io sono il tuo vampiro certe volte? In modo hard. Allora, questa è una parentesi. Sì, un po'. Esatto. Per quanto riguarda la vera esistenza, allora non dico che non ci credono, non dico che non ci credo che non potrebbero esistere, però c'è la possibilità che esistano. Io ho sentito parlare a Mistero, non so se voi seguite la trasmissione di Mistero, The Real Vampires, quella che bevono il sangue, si hanno i denti aguzzi come i vampiri. Vabbè, gente un po' strana, non posso sì. parlare, diciamo così. Per quanto riguarda gli altri che sono i zombie, se le vampire qui non esistono, ragazzi, lo sappiamo tutti i zombie, cioè sui morti, sui cadaveri, non è che si muove, si fanno. Vabbè, l'eccezione c'è, ragazzi, i zombie. Vabbè, chissà, sì. Per quanto riguarda invece le streghe e stregoni, esistono, secondo me, ma non in quel modo lì. Cioè, persone che emanano energie negative te la cuccano la mattina, le famose Mavari, qua in Sicilia. A signora Pina. Hashtag Imavari. A Chiappamotti. Hashtag Chiappamotti. Mia nonna aveva un'amica. La signora Pina. Best friends. Che praticamente, insomma, dove lei andava, lasciava il segno. Cioè, si è creata varie migliori amiche nel corso della sua vita e tutte queste migliori amiche sono morte tutte quante. Ma questo lo sapevamo, tipo Attila al contrario. Ci ha provato anche con mia nonna. Che è riuscita a metare poi mia nonna. Sì, perché ci sono queste nanne cattive che si mandano le cose tra altre nanne, c'è tipo una specie di. Ma io dico delle nanne. La congregazione delle nanne incappucciate. Ma io dico una cosa. Ma non credo che ci siano serial killer che ammetti qualche giocando caffè. Ma non agiamo si prende. Persone così diciamo che ci sono, ecco, ci sono. Persone che comunque chiamiamo ristreghi o stregoni che hanno. Però attenzione, ci sono i mavari cattivi e i mavari buoni. Ci sono quelli buoni che hanno più o meno dei sesti sensi e aiutano invece le persone, al contrario. Sono quelli anche che praticano. Le maghi, ecco. La Wicca. Ecco, esatto. Sì. La Wicca, la magia bianca, la magia nera. Esatto. Dipende tu che tipo di persona sei, dipende se ovviamente attenzione hai queste capacità. Quindi non state attenti ai manifesti, ai cartelli dove c'è scritto mago, mago, carte tarocchi, cose, vi aiuto, vi predico il futuro, cioè fate attenzione, sono persone che... Toccate i paesi bassi! Se realmente hanno questi poteri, ok, se no non vi fate ingoiare, vi fottono soldi e basta, vabbè, nel senso... Già. E ve la cuccano, quindi toccatevi i paesi bassi, fate corna e date un sale. Veramente. E nulla ragazzi, voi invece cosa ne pensate al riguardo, se conoscete persone che fanno magie varie, se scrivete nei commenti qui sotto, esattamente nei commenti, e fatemi sapere cosa ne pensate, diciamo, al riguardo. Questa è la nostra mini puntata di Halloween. Aspetta, per quanto riguarda litigato i licantropi. Vabbè, esiste la licantropia. È una malattia, se non mi sbaglio. Già. Sono persone che tipo sono ricoperte di peli, vabbè, ma qui stiamo parlando proprio di madre natura che fa degli errori pazzeschi. Sì. Lupito. Piluppitotti. Hashtag sì, è vero. E quel fatto della luna, che c'è il lupo che vola la luna, c'è quella leggenda là infatti che ho letto. Che per ucciderlo lo devi colpire con le pallottole d'argento. E poi anche che c'è una volta, secondo una leggenda indiana, un lupo mannaro, la divinità del lupo mannaro che è innamorato della divinità della luna. E per questo il lupo ulula la luna, perché in realtà voleva andare verso la divinità della luna, ma ahimè è stato ucciso prima ancora di andare ad abbracciare la sua madre, per cui si dice che questa leggenda che tutti i lupi vari del mondo si sente che ululano alla luna, perché in realtà ululano alla reincarnazione lì, a quella storia diciamo da morte. Però ma sto facendo cadere il tavolo, ma andiamo di no, è stato un fantasma, fantasma del... Comunque, a riguardo, sì. Ma poi anche una minchia così ti interrompo, che appena c'è la luna piena, uno si trasforma in lupo mannaro. No, ovviamente ragazzi, quindi state attenti, ovviamente occhio alle cose fasulline, fake. Ovviamente noi, se tutto va bene, ho invitato le ragazze appunto per Halloween, per cui vedrete comunque sia, penso, un vlog che farò a riguardo. Va bene ragazzi, questa prima puntata di Tante Avventure horror finisce qui. Ovviamente. Siate gentili. Amate tanto e non fate mai niente che lei non farebbe. Anche loro non farebbero. Ciao ragazzi.